Anche per oggi finalmente possiamo fare un video, visto che siamo in relax totale. È una bella giornata, siamo usciti a fare... Cos'è quella faccia? Sto guardando Jack. È entrato in fissa. Dai, ascolta. Spieghiamo bene ai nostri unicornini cosa facciamo oggi. Allora, oggi? Oggi faremo... Non abbiamo mai fatto questa cosa. Questa challenge. Questa challenge. Con forse voi, qua... Cioè l'abbiamo fatta noi due da sole, sì, ma... Allora, forse voi l'avrete già fatta questa cosa. Forse già dagli ingredienti potrete capire... Ci si è intruppata la lingua oggi. Cosa faremo oggi? Cosa faremo? Allora, noi abbiamo una colla trasparente. Poi... Adesso. Aspetta, vediamo... Prima di vedere tutto, commentate. Sì. Allora, c'è una colla trasparente, poi... Un liquido per lentine. Che è un acido borico, noi abbiamo l'acido borico. L'acido borico. Poi questo per fare... delle cose. Abbiamo il bicarbonato. Poi dei glitter. Una marea di glitter abbiamo... E dei coloranti della tempera. Esatto. Adesso commentate, poi io e la mamma alla fine vedremo... Cosa se avete indovinato. Ok? Va bene. Allora, per chi non avesse indovinato, oggi faremo uno slime. Devi esultare, Elisabetta, non devi essere così. Viva! Però, allora, visto che noi abbiamo la nostra ricettina magica. Esatto. Volevamo fare insieme a voi qualcosa di divertente, quindi uno slime, ma noi questa challenge non l'abbiamo mai fatta. Sì. Con voi unicorni. Esatto. A dire il vero non abbiamo neanche mai fatto lo slime, quindi visto che oggi volevamo fare una challenge, quindi vedere che cosa salta fuori, faremo tutto a occhi chiusi, quindi sicuramente la colla di base ci sarà, però poi colori, glitter e varie ed eventuali, noi abbiamo preso queste cose qua per renderlo un po' più glossy. Glossy. Esatto. A chi piace lo slime glossy? A me non è che mi fa tanto impazzire. Allora, il nostro preferito, almeno il mio preferito è il fluffy, è il cloud... Invece il mio è butter. Butter, no? Giusto. Butter bellissimo. Oppure il crunchy anche. A me piace il crunchy. A me il crunchy e il butter. Ok. Quindi vedremo un attimo che cosa ci salta fuori. Perché al di là dell'esecuzione dello slime, che sicuramente, adesso diciamo sicuramente, poi oggi non viene. Sicuramente verrà. Però non sappiamo di che colore. Quindi né il colore non di dirlo. Base. No, non dico niente. Né il colore di base né con che glitter lo abbiniamo. Quindi verrà fuori una roba un po' così a caso. Un colore verrà casuale. E poi voi dovrete decidere qual è il slime più bello. Ok, cominciamo. Voi votate a me. No, bisogna essere imparziali. Allora, preparazione. Noi ci troviamo benissimo con la colla primo trasparente. Oppure la colla primo, quella bianca. C'è il tappo, amore, non ti... Adesso Elisabetta svuota tutta la colla sulla nostra cassapanca. Dammi qui! Se ci riesco. No, se non riesco. Un attimo, Poi. Usate le palette. Usiamo le palette. Palette. Piano, amore, piano. Con la prima pure c'è anche la... colla quella bianca. Cleopatra. Amore, non tanta però, Ma è un quintale! Non mi so regolare. Ho capito. E la metto anche io. Allora, lei ha la sua ciotola, io ho la mia ciotola. E quindi, allora... Saranno delle arance, pezzettini. Degli arance, dei pompelmoni. Quindi, riempiamo tutto di colla. Quella che avete visto in un video, quello lì. Quel cane che ha fatto tutto. Ok, allora. Adesso... Prima di addensare i nostri slime, ad occhi chiusi, faremo pescare prima Elisabetta e poi pescherò io, quindi togliamo... Perché la mamma non si fida che... No, perché lei mi ha detto, mamma però posso fare con gli occhi... No, io non mi fido perché tu sicuramente mi fai uscire delle schifezze, quindi ora, tre, chiudi gli occhi, no, togli questo perché tanto devi scegliere. Cominciamo! Beh, io mescolo mo, Cioè, anche se non ho voglia di tirarli fuori dalla scatola. Chiudi! Sì, già li ho chiusi! Perepepepe.
Allunga una mano e scegli due colori. Questa è la mia mano. Più indietro, qui. Due colori. Non guardare. Guarda che se bari me ne accorgo, eh. Due colori. Questo qua e lo guardi dopo. Ok. Aspetta che lo faccio, dammelo che lo faccio vedere agli unicornini. Perché stai ridendo? Niente. Sammy sarà capitato grigio. No, no. Va bene. E poi? Dai, no, l'ho messo qua di lato, non ti preoccupare. E poi? Quello vicino a me. E non era proprio vicino comunque. E che è questo? Perché rigi? Niente, 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 niente. Sempre occhi chiusi, adesso scegli i glitter. I glitter mi preoccupano perché si... No, tra l'altro questi qua... Io, unicorni, perché se capitano quelli neri, copriranno tutto il colore. No, non è vero, amore. Certe volte dipende dal colore che hai di base. Comunque, questi qua sono gli avanti... Dove sono i glitter? Shh, ferma. Questi qua sono gli avanzi dei glitter, chiaramente, perché noi abbiamo dei glitter professionali con cui customizziamo le LOL. Questi qua erano un po' degli avanzi di lavoretti, quindi... Vai! Senza guardare. Sì. Un glitter. O due. Quante ne vuoi prendere? Beh, dai, è andata bene. Ok, adesso... Indovino, quelli grigi. Sì. Come? Posso aprire? Aspetta, 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 che adesso inquadriamo bene. Ok. Apri gli occhi. Ma che schifo! No, ma il marrone col blu sicuramente viene una vera... Amore? Amore? Ah, però tocca a te! Appunto, appunto, tocca... Adesso vediamo cosa salta fuori. Ok, io ho gli occhi chiusi, Elisabetta sì, può sì, testimoniare, sì, ho proprio la mano davanti agli occhi, sì, non vedo niente. Tra l'altro se si interrompe il video non lo so neanche, comunque vabbè. Dimmi quando posso andare, eh? Sì, sì. Arrivo. Ma amore, tanto poi non me le ricordo neanche. Poi sono colori così. Dai, 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 dai. Sì, sì, arrivo, arrivo. Ok, puoi andare. Là. Queste sono le tempere, sì. Perché ci sono delle cose... Allora, questo... Aspetta, non lo metto bene a vedere. Metti la mano dietro che sennò non lo metti a fuoco. Ok. Poi... Questo qua. Che te ridi? Niente. Ecco qua. Hai fatto vedere? Sì. Io sono sempre con la mano davanti agli occhi, giusto? Oh! Sì. Cosa sono? Questi due sono i miei. Sì. I glitter, sposta e mettimi i glitter. Questi in piedi mi fanno sempre molto sospettare, eh. Mm? Cos'è? Questo. Mm? Basta. Basta. Uno. Puoi aprire gli occhi. Ma... Vabbè, dai! Scarlet, un bel rosso con un... No, è un panna. Beige. Col verde. Oh mio Dio. Sono complementari questi colori, quindi potrebbe venire a fare un bel pugno in un occhio. Dai, ok. Allora. Incomincio io? Sì. No, facciamo tutte e due assieme. Eh sì. Ma con gli occhi chiusi. Ma che occhi chiusi, amore? Adesso non esageriamo, non è che siamo... Ok. Allora. Aspetta, ne? Che sistemo il tutto. Bene. Allora, io incomincio con il colore preferito. Che è il... appunto stavo dicendo. Allora questi qua forse non li abbiamo neanche aperti, quindi no, dobbiamo fare il buchino. Questo invece l'ho aperto. Sì, quello lì l'avevo usato. Allora spluffiamo un po' di colore. Infatti sì, si dovrebbe mettere il liquido per alimenti, eh? Ma non ce l'abbiamo e non avevamo voglia di prenderlo qui.
visto che dobbiamo fare. Il mio è finito. Ok. Poi. Vabbè. Ci metto una, proprio una goccina di marrone. Aspetta che questo qua. Una goccina. Ma è aperto questo? Questo non è aperto. Ah, ecco, vabbè. Come già prima, mamma così. Devi girare il tappino al contrario. Ecco. Ok. Vediamo un po' come sta venendo. Proprio una cuccina. Ecco una cacchetta. Sì, hai fatto bene, amore, perché sennò il marrone ti copriva tutto. Hai fatto un'ottima scelta. Questo è il mio che l'ho già glitterato tutto e ora mescoliamo. No, aspettami. Ti aspetto. Tu hai la paletta, io ho questo. Io ho il cucchiaio. Devo ancora fare la mia. Oh mio Dio, ho schizzato fuori! Mamma! Amore, sì. Beh, posso cominciare a mescolare io, no? Questa è la mia arte, potete guardarla. Vediamo la sua arte. Voilà. Con una cacchina al centro. Il mio è molto... un po' patriottico e un po' Merry Christmas. Vabbè, mescoliamo. Sì, è rimasto solo l'azzurro. Sì, questo invece viene una roba che non si capisce. Vabbè. Guardate com'è bello. Bello, amore, il tuo sembra proprio marino. Invece io lo chiamerò acqua del mare. Acqua del mare. E tutto? Sangue. Sì, sangue glitterato. Sembra. Davvero sembra liquido per il sangue. No, sembra anche un po' la salsa di pomodoro. Insomma, è terribile comunque da vedere, no? È agghiacciante. Però il mio è bellissimo. A livello così visivo il tuo è sicuramente più bello. Hai visto che ti eri tanto lamentata? Invece hai fatto una scelta molto azzeccata, mettere pochissimo marrone, che era un terra di siena brutta. Però devo dire una roba, le sfumature di marrone ci sono ancora, e non è che mi piacciono. Sì, ma perché sono poche, amore. No, davvero, quando mescolo ci sono delle sfumature. Perché il mare, ovviamente, quando fa la schiumetta, sì, ma poi c'è il colore di... C'è il colorino della sabbia, le alghe. Bene. Le alghe sono verdi. Ci sono anche delle alghe marroni. E rosse. Rosse. Intanto io do una pulita qua, così evitiamo, visto che dopo dobbiamo pranzare. Allora, possiamo mettere anche queste robe qua per farlo più glossy, se no, vuoi. Io non le metto. Tu non le metti, io invece sì. Di quello non ce n'è poco. Vediamo, Scendi! Mettere ancora questi qui. Ma sì, amore, gli ingredienti che hai ne puoi mettere quanti ne vuoi. Ok, va bene. Senti, mettiamo l'altro che questo è finito. Perché voglio fare proprio tantissimo cutter. Mi piacciono un sacco di cutter e di coca. Cioè, praticamente stiamo mettendo lozioni che ci sono avanzate dentro le tinte. Mi sono avanzate dentro le tinte. Balsami, creme per le mani. Infatti dopo viene fuori un profumino. La mia profuma di unicorno. Addirittura, amore. Che dici, addensiamo? Io no, devo mettere ancora tanti. Ma basta, ma quanti ne metti? Deve essere un'esplosione. Mi sta venendo voglia di pasta asciutta col pomodoro. Vabbè, allora io comincio a mettere un pochino di bicarbonato. Poco. Poco. Tra l'altro noi avevamo fatto la nostra ricetta originale, era il bicarbonato direttamente dentro l'acido borico. E no, veniva. Ci veniva sempre, soltanto. Come non ti ricordi? Pronti? Vedi che questa colla funziona. Ieri abbiamo provato quella vinavilla e non va! Perché ho visto un video su YouTube che mette
mettevano la villa bill, però poi la trasparente, dicevo, si mettevano la villa. Ma quella era la villa bill. Sta facendo un po' di grumi. No, quello lì è il bicarbonato. Si sta addensando. Gira, gira e mescola. Ovviamente voteresti. Allora, se non azzecchi il verbo, hai perso in partenza. Yeah! Ovviamente, votate. Votate a me, raga. Cosa vuol dire? Perché io chi sono? L'ultima delle serve. Ma qua c'erano ancora un po' di glitter attaccati. Giro, giro e mescolo, tiro sul coperchio. Cioè, intanto guardiamo quello di Elisabetta, come sta venendo. Fuoco, fuoco, notte di... Il bicarbonato l'hai messo? Ok. Si addensa? Sì. Mettici ancora un po' di bicarbonato. Sì, si sta addensando. Però secondo me la nostra ricettina non era male, amore, sai? La nostra ricettina, quella con già tutto incorporato. Occhio a non esagerare, eh. Sì. Ecco, si sta venendo. Allora, aspetta. Mi sono sporcato tutto di... Vabbè, io non bicarbonato. Di bicarbonato, solo bicarbonato o anche colla? Bene, quindi ti stai addensando? Sto addensando. Giriamo. Aspetta. Allora, il mio si è già addensato. Questo qua si è staccato dalle pareti e Elisabetta se lo sta spupacchiando per bene. Allora, non farlo cadere. Stavo cadendo io. Non farlo cadere dove. Guardate, allora il suo slime sembra un po' sangue. Alla luce del sole sembra bellissimo. Perché alla luce del sole sembra con il glitter. Ma sembra, è con il glitter verde. Amore, non farlo cadere lì che c'è, sì, la, che c'è, sì, il bicarbonato. Sì, sì, sì. Com'è? Elastico? Eppure super soffice. No, è rimbalzoso e crunchy. Lo sento che scrinchiola. Prova a fare il popping. Infatti ne abbiamo fatto una montagna e mezzo. Adesso addenso il tuo. Guardate. Sì, ma non devi appiattirlo. Direi che è perfetto. Ma wow! Ma wow, le regine dello slime! No, non è vero. Non ci vogliamo assolutamente mettere a competere con i maggiori creatori di slime. Chi l'ha inventato? Non lo so. Com'era la ragazza che seguivamo sempre all'inizio, quella famosa? Anita Stories. No. Anita Stories? No, c'era quell'altra. Erika Kawaii? No, Erika Kawaii no. Cioè sì, la seguiamo e però non... L'altra ragazza che faceva gli slime, dai, non mi viene in mente. Mi verrà, dopo ve lo dirò. Un bellissimo slime, ragazzi. Eh sì, però io ci metterei nel tuo, amore, ci metterei ancora un filo filissimo di... Sì, amore, per forza, perché qua non si stacca. Aspetta che provo. Così va bene. Ancora un po'. Ancora un pochino. Facciamo così. E no, pulisciti sullo straccio, non mi rovinare il mio slime. Il tuo è lo slime puffo. Sì, no, è lo slime mare. È un po' più puffo. Madonna. Bene. Sono ufficialmente pronti. Sì, allora, il mio ovviamente è variegato a quello di Elisabetta perché ho un passato tutte e due, ma direi che è venuto bellissimo con queste sfumature. Facciamo una roba, vorrei fare una roba. Dammelo. No, a metterli insieme? No.
fare il popping insieme? Oggi partenza. Silenzio. Come si dice quella roba? Silenzioso. No, il silenzioso. Vai, vai. Bellissimo. Sì, abbiamo fatto un pezzo di video ASMR. Ecco, ASMR. Quello volevi dire? Ecco, così abbiamo fatto sentire quanto scrocchiano e spastrucchiano. E allora, a noi ci piacciono tantissimo. Quindi è super, il mio e anche il suo sono super glossy. Poi sono i colori, come si chiamano? Super, gli super opposti, glossy. Gli opposti, l'azzurro e il rosso. Sì. Dammi un minuto. Sì. Quindi, votate per lo slime Mare Elisabetta. Aspetta che volevo fare, non so se viene lo swirl, perché il mio... Ah, lo swirl, ecco, cosa volevo fare, l'impasto della pizza. Il mio si sta già indurendo un po' troppino. Perché è nato troppo alcolico. Sì, ho fatto una cacca, vieni. Voilà! La mia cacca. Attenzione, attenzione, togli! Votate lo slime Mare Elisabetta. Allora il mio, allora, non so che nome dargli al mio, gli darei... Aspetta che dico cosa dire sotto se votano il mio. Sì. Allora dovete scrivere la mano davanti alla bocca. Voto slime Mare Elisabetta. Voto me. Voto slime Mare Elisabetta. Allora, dovresti entrare in politica. Tu come sai convincere le persone? Non lo sai convincere nessuno. Allora, allora, poi, e invece poi c'è il mio, che io non so che cacchio nome dargli. Io mare. Pumarola angoppa oppure... aspetta. Fragolina. Perché è un rosa fragola con i glitter verdi. Sì, che sembrano le foglioline di una fragola. Ok? Scrivete nei commenti. Non so se possiamo già fare i sondaggi noi. Se no facciamo il sondaggio e vediamo cosa votano. Allora, facciamo così. Facciamo il sondaggio. Sì. Però non so se lo possiamo già fare. Non so se abbiamo abbastanza iscritti per fare il sondaggio. Vediamo. Se no lo scrivete sotto nei commenti. Ok. Se vi piace più quello di Elisabetta azzurro o quello di Marta che è un rosso rosa. Allora, tu mamma adesso devi dire cosa devo scrivere sotto nei commenti. Allora, io voto per lo slime di Elisabetta, quello azzurro, oppure... No. Cosa devono dire? Devono dire voto lo slime Mare Elisabetta. È la stessa cosa, dai, tanto comunque l'importante è che c'è scritto Elisabetta. Vero. Oppure voto lo slime rosso Marta. Oppure potete dire anche solo Elisabetta. Sì, comunque è chiaro. Va bene, allora io direi che... Due chiacchiere. Allora, siamo state interrotte 730 volte da 1000 telefonate, comunque adesso possiamo salutarvi. Sì. Allora, niente, vi salutiamo. Iscrivetevi al nostro canale, mettete un pollicione su se questo video vi è piaciuto. Così ne avremo tanti, 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 tanti. Sì, e dobbiamo arrivare a 1000 iscritti. Vi salutiamo. Mille, dai. E iscrivetevi. Più possibile, iscrivetevi tutti.
sì e condividete i nostri video se vi sono piaciuti. Olè! E fatelo col mandateli alle vostre amiche o le vostre mamme o le vostre cugine o le vostre sorelle o al mondo intero. Ok, ciao, ciao a tutti, ciao.